100 volte più forte dell'eroina, con effetti più duraturi e devastanti. Una droga utilizzata in Cecenia nel 2002 per liberare gli ostaggi nel teatro Dubrovka di Mosca e conosciuta con il nome di fentanyl, un anestetico potentissimo che è finito per essere una nuova sostanza proibita da vendere nel mercato nero del deep web. Acquistata anche a 150 euro per 2 mg. I carabinieri, tutela della salute, hanno scoperto un giro di spaccio online e arrestato 39 persone, 11 in carcere, 28 ai domiciliari, 10 dei quali nella capitale, che sul dark web hanno comprato, utilizzando i bitcoin, non solo fentanyl, ma anche GHB e altre droghe sintetiche che hanno effetti devastanti a bassi dosaggi. 290 le spedizioni in tutto il paese intercettate o ricostruite dai carabinieri durante l'indagine coordinata dalla Procura di Roma. I nuclei della Cinofila, Iris e l'Europol, in sinergia sono riusciti a bloccare un affare che si stima intorno ai 5 milioni di euro. Tra i casi più eclatanti, un professore di una scuola media che si è fatto recapitare un pacco con dei cristalli di stupefacente sintetico direttamente a scuola. Tra le persone arrestate, due impiegati di banca, due militari in congedo e un architetto, personaggi insospettabili che potevano arrecare danni irreversibili con l'uso delle droghe sintetiche.